Il giorno dopo l'atto vandalico alla moschea di Giugliano, sul caso interviene anche l'assessore comunale alla legalità Adolfo Grauso. Ma credo che sia un fatto così goliardico più che altro, perché obiettivamente il momento è tragico, tragico per i morti che ci sono stati, per le migliaia di morti cristiani che abbiamo avuto. Adesso scandalizzarmi per una testa di maiale che tocca suscettibilità di persone che non so se si sono rizelate per i morti che sono avuti a Parigi, non credo che sia il caso di parlarne più di tanto. Forse è stata un'esagerazione di qualcuno, qualche giovanotto che voleva scherzare, mi auguro che sia questo. Però credo che la situazione di per sé, di fondo, è molto grave e la nostra civiltà potrebbe avere documenti da certe situazioni internazionali che ci vedono coinvolti. Purtroppo qualcuno ha anche detto che quel centro bisogna chiuderlo, lei è d'accordo? Se rispettano le leggi dello Stato e si adeguano alla nostra civiltà non ci sono alcuni problemi. Naturalmente le moschee devono essere attenzionate perché in tutte le moschee ci sono i presupposti per la lotta al cristianesimo e alla nostra società. A commentare la vicenda dopo alcune dichiarazioni anche Antonio Arzillo. Lei ha dichiarato a un sito internet Il Meridiano che la moschea dovrebbe chiudere dopo comunque un atto vandalico che dei giorni scorsi. Perché pensa questo? Sono due momenti diversi, io parlo di legalità e parlo di una logica in cui secondo me le istituzioni religiose fatte si devono attenere a una normativa urbanistica. È indubbio che quella lì è una moschea, allora è più giusto che gli sia venga dato un pezzo di terra, che loro provvedano a costruirsi una realtà associativa fuori dal centro urbano, al di fuori dai contesti abitati, pure perché immaginate se domani mattina succedesse un incidente là dentro, non ci sono vie di fuga, non c'è la possibilità di una scappatoie, diventerebbe una trappola per quei poveri persone che frequentano quella realtà. Quindi è giusto che anche loro adeguino alla realtà delle loro leggi italiane, è anche giusto che loro, come una qualsiasi nuova chiesa, come la chiesa degli evangelici a Giugliano, hanno trovato delle realtà esterne alla cinta urbana, esterne verso la periferia, dove hanno potuto costruire il loro luogo di culto.